Ciao, buongiorno. Non so quanto parlerò in questo video. Bobby Brown. Perché voglio poter andare veloce. E devo prepararmi per una serata, un pomeriggio, che fai, Ronfi? Giornata bella, oggi non ci possiamo lamentare, non lo so, stanno succedendo delle cose molto strane, e vabbè. È un po' il gioco della vita, HD. Facciamo così. Sto aspettando, ho ordinato pennelli, non quelli che ho trovato gli artist. Il prezzo era eccezionale, immaginavo che potessero essere dei simil, ma poi ho scoperto che la venditrice aveva messo il prezzo di spedizione, quindi il prezzo indicato, quindi mi accontento di questo di etude per il momento. Il prezzo indicato era quello della spedizione. E quindi un sogno svanito dalla sera alla mattina. Si vive senza. Penso alla prima volta che ho provato quello di Mac, che proprio mi sembrava essere spastica. E invece quanto comodo è. Poi sono morbidissimi, cioè accarezzano. Sono contenta dei capelli, ma perché quando ho detto di accorciarmi un po', me li ha accorciati pari, cioè volevo che li scalasse un po' leggermente. Cioè, vabbè, per il taglio devo ritornare dal mio slio. E quindi va bene così. Sto ripresa a lavorare. C'era l'opportunità di venire in Italia, ma ho rinunciato perché poteva essere per una settimana solo e poi solo di lavoro, e quindi no, preferisco di no, cioè devo venire in Italia a fare tante di quelle cose che è meglio che abbia a disposizione almeno 3 settimane. Spero proprio di poterlo fare quest'estate. Questo è di Ester Lode e illuminiamo un po' l'illuminabile. Questo per quanto riguarda, mi è piaciuto che, no, sono contenta che vi è piaciuta la routine. È una routine di una sera, che vuol dire che non è che tutte le sere io faccia quello. Spero che si sia capito. Ogni sera, no, ogni sera, almeno la sera, a eccezione di due o tre prodotti, di due prodotti. Le cose sono diverse. E poi quindi spero di fare quella del mattino. E poi ho pensato di fare l'extra, cioè tutte le cose extra che uso. E quindi uno dedicarlo ai tools che uso, uno dedicarlo alle maschere.
insomma, le routine extra che si possono utilizzare. Metto un po' di Benai. Ok, non mi piace mai incipriare, però sto pensando che fissa un po' e schiarisce. Non ho molta passione per le polveri, per le cipre, non le capisco. Cioè, non so utilizzarle, come una cosa che non so utilizzare, non sono appassionata, sono i blush. Proprio non c'è passione. Facciamo un po' di contouring. Anche se io devo andare qui. Non è tanto per incavare perché lì sono incavata, ma sarebbe da alzare. Lo zigomo è questa parte qui che scende. Prendiamo quello chiaro e facciamo così. Fate contouring, eh? Prendo questo di Elf, mettiamo un po' di rosino qui. Sembra tanto. Per carità, sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo. La casa devo parlare bene con la proprietaria perché voglio assolutamente avere una compensazione. Mi sono persa un colore che io adoro, l'ho messo da parte per bene e chi si ricorda più dove l'ho messo. È Heather di Bobby Brown, che è un colore di transizione meraviglioso, ho riguardato, devo riguardare meglio, ma comunque sì, voglio una compensazione perché ho fatto l'elenco dettagliato dei costi, groundwork, dei costi che ho affrontato per questa per questo trasloco, in più il fatto che ho dovuto dar via diversi mobili importanti e quindi ho dovuto comprare quell'affare di Ikea. Poi la società di trasporti che mi ha fatto tutti gli imballi e le cose, eccetera, eccetera. La pulizia straordinaria che ho dovuto affrontare perché la casa non mi era stata consegnata nei termini per i quali eravamo rimasti d'accordo, per cui niente, pretenderò una compensazione. La nuova padrona di casa mi aveva detto che avrebbe pensato lei al trasloco, a tutti i costi, insomma, che coinvolgono un trasloco, però a me non va assolutamente che ci pensi lei, nel senso che è un ice to kill, l'unico ice to kill che ho è questo qua. Nel senso che una cosa del genere fatta da lei sarebbe un
trasloco fatto con quegli arronzoni che si trovano per strada, quei traslocatori che si trovano per strada, e non ne ho nessuna voglia. Poi se penso che il mio letto ha dunque dato via, anche per mancanza di spazio e anche perché lo usavo veramente poco, ho dato via il mio treadmill e anche perché da tempo pensavo di acquistare una bicicletta più che allora una base così per un occhio sanguinario e adesso prendiamo l'Ice to Kill, vediamo che riusciamo a fare. Io quella cosa di posare e poi blend non lo so fare. Alcune volte mi viene, altre volte no. Questo per far uscire un po' più il rosso di questo colore di Ice to Kill. Sì, la serata è un po'. C'è cioè un pomeriggio un po' importante. Cui certo che ho preso il pennello me l'ha indicato. Dopo che ho fatto la routine serale, dalla sera dopo ho provato ho ritentato a mettere la retin-A qui. Devo dire che sono 3 sere e non sto, forse qua, non sto ancora spellando, il che va bene. Sto provando a vedere se posso dare una mano alla Bellucci a risolvere il suo problema. Tengo molto a cuore il problema della Bellucci, anche perché tengo a cuore la sua cervicale. Vogliamo scherzare. Allora, Ice to Kill con questa base di una matita che non so bene di che colore fosse, perché cercavo quella di Armani. Devo mettere a posto le cose, però dico che cavolo le metto a fare a posto adesso, cioè ho eliminato l'eliminabile e va bene, però metterle a sì, potrei, mi avvantaggerei, però insomma ho avuto altre cose a cui pensare, cioè vedere come guadagnare la pagnotta. Allora, questo così va bene, dopodiché passerei. Questo è il volume and lifting, zero smudge, volume and lifting. E mi piace, se non mi trema la mano, mi piace quando l'appoggio sulla base delle ciglia. L'altro sempre di Estée Lauder è il lengthening, l'allungante. Insomma, potrei metterlo un pochino di più. Così con uno curvo e con l'altro. Ho fatto una zoomata. Ma è meglio che mi guardo nello specchio, per quello che posso vedere. Insomma, a me piace, insieme a quello di Armani e le volume di Chanel, che
Credo che sono gli amori dell'ultimo momento. Mettere qualche cosa di chiaro sotto l'arcata, intanto più di andare su un bianco. No, dovrei fare. Ma sta registrando. Terrore, cioè, se poi non registra ciccia, una qualsiasi matita. Questa, è quella di Giorgio Armani Marrone. Giusto alla fine dell'occhio. L'ho ricomprato, eh. Il sorbet di Shuemura. L'ho ricomprato perché questo sta sparando. Va direttamente nei prodotti finiti. Vedete, è proprio una. È molto velvet. Le tinte per le labbra mi piacciono, sapete che sono, cioè chi mi conosce da tempo, io ho gli OCC, i Lime Crime, cominciano un pochino a stufarmi, sono stata un po' una tesignana delle tinte per labbra, ma sarà l'età. O non lo so, comincio un po' a stancarmi. Questo sorbet mi piace molto, ovvio, non ha una lunga tenuta di volume. Spero. Provo a farvi una zoomata poi in fase dell'uso di iMovie. iMovie per iPhone mi piace tantissimo. Non vorrei dire una fesseria, però mi piace fare una ripresa con iPhone proprio perché poi posso giocare un pochino. No, credo che ci siamo i capelli, li aggiusterò. Questo è l'effetto finale. E ci siamo. Baci e alla prossima. Ciao.